Sull'energia eolica ed in particolare sull'energia eolica ad uso domestico avevo già fatto un video un paio di mesi fa e avevo detto che sarei tornato sull'argomento per approfondire alcuni aspetti. Lo faccio a partire da questo video introducendo anche il discorso fai da te e autocostruzione. Ma prima di ogni cosa voglio rispondere alla domanda che è nel titolo di questo video. Eolico a uso domestico. Quando conviene? Iniziamo subito con fare chiarezza sulla domanda stessa. Va intesa come quando conviene l'eolico o quando conviene l'eolico fai da te? Ecco, rispondere alla seconda variante, a quella sul fai da te, è molto più semplice. Il fai da te conviene quando le nostre abilità tecniche sono tali da poter produrre una macchina equivalente a quelle commerciali ad un costo inferiore. Come vedremo in seguito, questo avviene più di frequente di quanto si possa pensare. Per assurdo, rispondere alla domanda generica quando conviene l'eolico è un po' più lungo e un po' più complesso. La si potrebbe ridurre ai minimi termini e sostenere che l'eolico conviene quando c'è il vento. Semplice, no? Ma cosa significa? Di quanto vento e per quante ore all'anno deve soffiare perché un sito sia di interesse eolico? Un buon punto di partenza per arrivare a comprendere qualcosa che non conosciamo consiste nel partire da una considerazione ovvia. In questo caso, la considerazione ovvia è che senza vento nessun rotore eolico gira. Né forte né piano, se ne sta lì bello fermo, giuro. In presenza di vento, invece, l'energia meccanica che investe un rotore è proporzionale alla velocità del vento e alla superficie coperta dal rotore. Se per esempio abbiamo un rotore di 4 metri di diametro esposto ad un vento che viaggia alla velocità di 10 metri al secondo, l'intera superficie del disco rotorico sarà esposto a una potenza di 7500 watt circa. Naturalmente, noi non possiamo estrarre tutta questa potenza, che poi non è altro che l'energia cinetica della massa d'aria che si muove. Per riuscirci dovremmo innanzitutto riuscire a fermare l'aria che si muove, e questo è impossibile. Esiste quello che viene definito il limite di Bethe, che dice che nessun rotore può arrivare ad assorbire oltre il 59% della forza che lo investe. Poi esiste un coefficiente tipico per ogni tipo di rotore, che va da un 35% circa fino al limite di Bethe, che ci dice quanta potenza meccanica è in grado di produrre il rotore a partire dall'energia che lo investe. Poi, se il nostro scopo è quello di produrre energia elettrica, bisogna ricordarsi l'efficienza di conversione di alternatori, inverter, regolatori, eventuale sistema di batterie, eccetera, eccetera. Anche questi sistemi non hanno un'efficienza del 100%, nulla ha un'efficienza del 100%, ma quando tutto va bene possiamo stimare un'efficienza attorno all'80-85% per la parte elettrica. Complessivamente, quindi, un rotore eolico riesce a convertire in energia elettrica circa il 40-50% dell'energia massima che avevamo calcolato all'inizio. Fatte queste premesse, è ora possibile valutare se e quanto ci conviene guardare verso l'energia eolica per le nostre esigenze domestiche. Ipotizzando di voler disporre di circa 1000 watt di potenza elettrica, alla luce di quanto abbiamo visto prima, sappiamo che possiamo ottenerle da un rotore del diametro di circa 2 metri con una velocità del vento di 10 metri al secondo. Nota bene che se con 10 metri al secondo si ottiene 1000, con 5 metri al secondo si ottiene 250, non 500. Questo vuol dire che le dimensioni del rotore non vanno calcolate semplicemente sul limite teorico per un certo tipo di rotore, quanto piuttosto sulla quantità di vento
di cui si può sempre disporre nel sito di installazione. È anche sempre una parola grossa. Come si fa quindi a sapere di quanto vento possiamo disporre in un certo sito di installazione? Come dicevo nel video precedente, esiste uno strumento, l'Atlante Eolico, che ha una mappa che in base alla regione ti dà una stima di massima di quello che è il vento tipico di quella regione. Prima di fare un investimento in tempo o denaro per realizzare o acquistare un impianto eolico, sarà necessario avere qualcosa di più preciso di una stima di massima. Sarà necessario effettuare delle misurazioni. La cosa migliore da fare, quindi, prima di lanciarsi nella costruzione o nell'acquisto di un impianto eolico, è quello di eseguire una campagna anemometrica, cioè una campagna di misurazione del vento tipico che ci si può aspettare in un sito durante il corso dell'anno. Per fortuna al giorno d'oggi è possibile acquistare anemometri anche per pochi euro, una ventina d'euro te ne porti a casa uno. E poi si esegue una campagna di misurazioni, cioè tutti i giorni, più volte al giorno, si misura la velocità del vento e si riporta in un registro, perché dappertutto, o quasi, c'è almeno un giorno di uragano all'anno. Ma a noi interessa di più avere poco vento per molte migliaia di ore che tanto vento per una giornata. Immaginiamo di aver registrato il vento per 2, 3, 4 mesi, vedi, giorno 1 alle 6 del mattino, vento 3 metri al secondo, giorno 1 alle 8 di sera, vento a 4 metri al secondo, giorno 3 alle 6 del mattino, vento 7 metri al secondo, eccetera, eccetera. Si va avanti per alcuni mesi, meglio sarebbe un intero anno o più, ma ci si può accontentare anche della stima di alcuni mesi, e in base al valore medio riportato possiamo prendere delle decisioni. Per esempio, se il vento è debole ma presente per molte migliaia di ore all'anno, potremmo orientare la nostra scelta su un tipo di rotore che si innesca a basse velocità di rotazione, anche se non è adatto a trarre il meglio dal vento forte, ad esempio un rotore tipo Savonius. Ma sulla scelta del tipo di rotore in base alle condizioni del vento tornerò in un video più specifico. Per questo video è tutto e alla prossima.